Abbiamo ora tantissimi mezzi per poterci allenare in casa. Con le nostre indicazioni abbiamo cercato di essere il più precise possibile per poter guidare al meglio i vostri allenamenti. C'è però una cosa che ci avete chiesto in tanti: un bel po' di sano allungamento post-workout. In realtà gli esercizi che sto per farvi vedere sì, li potete sfruttare per un post-workout, ma li potete tranquillamente fare durante l'arco della giornata se vi sentite un pochino accartocciati e avete bisogno di allungarvi e di rilassarvi anche un po'. Prima di cominciare, ovviamente però, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, che è sempre aggiornato con tutti i nostri video. Cominciamo a sdraiarci al pavimento. Io oggi non ho nulla, non ho neanche un tappetino. Questo per farvi capire che potete tranquillamente sdraiarvi a terra, ovviamente una superficie un pochino più morbida del pavimento è meglio, e potete tranquillamente supportare leggermente la vostra testa, anche con un cuscino piccolo. Quindi ci andiamo a sdraiare con le gambe piegate e andiamo a sentire tutti i nostri appoggi. Quindi cerchiamo di sentire il centro della nostra testa, il punto tra le nostre scapole e il nostro sacro, cercando di rilasciare al meglio i muscoli attorno ai nostri femori. Ovviamente vi ricordo che l'appoggio dei piedi è sempre molto importante, quindi cerco di sentire il primo dito, l'ultimo dito e il centro del tallone. Comincio a respirare in questa posizione. Se sento che il punto tra le scapole, per esempio, non è perfettamente poggiato, vi ricordo che potete supportarvi con un asciugamano sotto la zona lombare. Quindi andiamo a portare l'aria lateralmente e posteriormente, ed espirando provo esclusivamente a pensare che la mia colonna si sta allungando, quindi come se l'aria passasse attraverso la colonna vertebrale e uscisse fuori dalla vostra testa. Provo a rilassarmi facendo 3 o 4 respirazioni in questo modo, anche sentendo che quando inspiro l'aria va fino allo sterno e fino alle clavicole. Ed espirando di nuovo sento che la colonna si allunga e si stiracchia. Cercate di non modificare però la posizione. Ne fate ancora una. Ed espirando fuori l'aria attraverso la vostra colonna. Adesso da qui inspirate e quando espirate cominciate a ruotare il capo una volta a destra e una volta a sinistra. Quindi andiamo proprio a mobilizzare la zona cervicale. Vi consiglio, mi chiedete spesso come respirare durante questo esercizio. Inspirate quando passate per il centro ed espirate quando ruotate il capo. Cercate di non fare questo movimento velocemente o in maniera brusca, ma di ascoltare proprio il vostro collo, la vostra zona cervicale, sentire se ci sono dei fastidi e magari potete mantenere la rotazione, per esempio nel mio caso verso sinistra, per sentire un maggior allungamento perché magari da quella parte avete più dolore. Ok, lo ripetete qualche volta e poi da qui andate invece con il naso in su e poi in giù. Come se fosse un bel sì, grande, grande, ampio. Anche qui respirate. Respirate profondamente. Sempre cercando di allungare la zona cervicale. A questo punto tornate al centro e con la punta del vostro naso cominciate a disegnare dei cerchi. Come se davanti al vostro viso ci fosse un bel foglio bianco e la punta del vostro naso fosse la punta di una matita. Disegnate dei bei cerchi in un verso e nell'altro, lentamente ma belli ampi. Ok, ritorniamo con la testa al centro. Potete ripeterlo tutte le volte che volete se vi dà sollievo. Ora lasciate le braccia lungo i fianchi e cominciate, mentre inspirate, a scivolare con le scapole su verso le vostre orecchie. Quindi le scapole scivoleranno anche nel pavimento ed espirando le riportate giù. Partite magari con dei movimenti un pochino più piccoli per poi ampliarli un po'. Cercate sempre magari di inspirare quando le scapole salgono e di espirare quando le scapole scendono. Lo ripetiamo ancora un paio di volte. E poi portiamo le braccia su con i palmi che si uniscono. A questo punto cominciamo ad oscillare a destra e a sinistra. Io ora sto oscillando e la mia scapola, la destra nel mio caso, si sta staccando dal pavimento, mentre la scapola sinistra rimane ben ancorata giù. La stessa cosa la ripeto dall'altra parte, cercando di mantenere però il bacino fermo. Anche questo ripetetelo 4-5 volte per lato. Sentirete che dietro nella zona dorsale
ci sarà parecchio da sciogliere probabilmente, e quindi ripetetelo lentamente, respirate, cercate di non sollevare le spalle alle orecchie, anche quando andate un pochino a ruotare non vi ritrovate con le spalle su. Lo ripetete ancora un paio di volte per poi farlo diventare ancora più grande, quasi come se ti volessi mettere sul fianco, quindi anche un pochino il bacino si stacca. Ok, lo ripetiamo ancora due volte e poi ritorniamo al centro. Portiamo le braccia lungo i fianchi, ora scaviamo l'addome, mandiamo leggermente il pube verso l'ombelico e ritorniamo giù in neutro. Ripetiamo questo movimento che ormai conoscete molto bene 4-5 volte. Una volta finito questo movimento andiamo a portare le mani sotto al ginocchio destro. Diciamo che il bacino rimane in posizione neutra, ma se non riuscite completamente non fa niente, anche se poggiate di più tutta la colonna non succede nulla. Da qui faccio partire l'input dal mio tallone e provo a stendere la gamba al soffitto. Attenzione, perché se la gamba non si stende completamente non fa niente. L'importante è sentire che il tallone vuole raggiungere il soffitto mentre il sacro rimane giù bello pesante. Cercate di non far salire le spalle su alle orecchie e rimanete in questa posizione sentendo che vi tira dietro, quindi c'è un bellissimo allungamento degli ischio crurali. E ripiego il ginocchio. Ancora, ripeto, questo lo potete ripetere 4-5 volte, poi rimanete con la gamba tesa e da qui potete fare qualche circonduzione con la caviglia sia in un verso che nell'altro. Andiamo ora dall'altra parte, quindi facciamo la stessa cosa, la gamba sinistra vuole stendersi, anche se non si stende completamente non succede niente, l'altro piede rimane comunque poggiato, quindi cercate di non aprire la gamba verso l'esterno e ritornate. Vi ricordo ancora che il vostro tallone sinistro sta andando su nel soffitto mentre il sacro rimane giù bello poggiato. Cercate sempre di conservare la sensazione di allungarvi, è sempre molto importante. Lo ripetete ancora una volta e da qui vi ricordo che potete aggiungere qualche circonduzione sia in un verso che nell'altro. Andiamo ora ad accavallare la gamba destra sulla gamba sinistra in questo modo, quindi non sto accavallando così ma sto accavallando in questo modo. Andiamo a portare tutte e due le mani sotto il ginocchio sinistro e portiamo la gamba al petto. Può succedere che non ce la facciate a stare in questa posizione, potete anche tranquillamente mantenere il piedino sinistro giù e con la mano destra sentire che volete allontanare il ginocchio destro. Ovviamente la sensazione non è la medesima, ma se non riuscite a stare con le gambe al petto non fa niente. Cambiamo poi accavallamento. Mantenete sempre le clavicole aperte, cercate di tenere le spalle lontane dalle orecchie. E poi ritorno giù. Ora a cavallo invece, bene la gamba destra sulla sinistra, apro le braccia al pavimento. Da qui faccio andare le gambe verso sinistra mentre la testa ruota a destra. Sentirò un bellissimo allungamento lungo tutta la zona laterale del corpo, nella parte destra e nella zona lombare. Con lo stesso accavallamento a partire dall'addome porto le gambe a destra mentre la testa ruota a sinistra. Posso anche far salire il braccio opposto alla direzione delle gambe, quindi nel mio caso il sinistro, un pochino più su, creando una diagonale con le vostre ginocchia. Torno al centro, ovviamente cambio accavallamento, ripeto tutto dall'altra parte. E di nuovo. Respirate, magari fate qualche ciclo respiratorio quando siete in posizione, quindi magari fate un paio di volte un'inspirazione e un'espirazione e tornate al centro. Scavallate le gambe, portate entrambe le gambe al petto e dondolatevi un pochino a destra e a sinistra. Spero di esservi stata utile con questi esercizi perché veramente in tanti ce li avete chiesti. Sfruttateli, sfruttateli, sfruttateli. Ci vediamo nel prossimo video.